Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Due generazioni napoletane a confronto, una scrittura a quattro mani, la storia della musica napoletana, Nino D'Angelo e poi Livio Cori, benvenuti. Ciao, ciao a tutti. Presentazione. L'ho studiata, fatto bene? Benissimo. Allora, come è nata questa canzone? Come vi siete incontrati? L'ho corteggiato. Corteggiato per un sacco di tempo. Avevo fan, quindi quando ho cominciato a scrivere il pezzo ho detto no, qua ci vuole Nino D'Angelo. Era perfetto, cercavo questa luce. Che mi sentivo un po' al buio, ho detto qua il sentiero lo può illuminare solamente l'avevi uno staccato solo il messo, non potevo più pagare la bolletta, ti caccio Nino D'Angelo, che Nino D'Angelo Allora diciamo che comunque Nino ha una grandissima esperienza, sì. Ti sta dando dei consigli per affrontare questo palco? Sì, in realtà, ma al di là della musica, Nino mi sta insegnando molto proprio a 360 gradi, a livello proprio umano, o no? Sembra, non me lo dici mai. Poi quello è modesto. Ma no, quando insieme non me lo dici mai. Me lo ma dici. Perché sennò poi capi, sono timido. È vero, Nino, cioè solo i grandi poi fanno questi duetti. Io ho imparato tanto dai più piccoli. Io ho appreso molto, soprattutto la musica, dai miei figli. Quando io sentivo Sergio Bruno e Mario Merola a casa mia, i miei figli sentivano One degli U2 e io facevo, ma chi si sente? In realtà. E mi è capitata la fortuna di incontrare anche Livio, perché per me è una fortuna alla mia età incontrare uno che riesce, è riuscito a convincermi a cantare con l'audiotune. Hai capito cos'è? Sì, adesso sì. Io credevo che era un aperitivo o qualcosa, no, invece era una cosa. Ma però... sai che è uno spunto bello, un aperitivo che si chiami così per tutti i cantanti. No, lui diceva, lui ha detto, ma come facciamo questo pezzo con stile un po' R&B? Ho detto, ma che è stare B? Perché lui conosce il Rhythm and Blues, che è l'acronimo. Ha fatto, no, è tipo un aperitivo per convincerlo. È un aperitivo, vieni. Allora, diciamo che comunque Sanremo è un palco importante, soprattutto per presentare i prossimi mesi quello che accadrà, il tuo nuovo album. C'è il mio album, che ho qui, l'ho appena avuto in realtà, perché lo sto scoprendo in questi giorni, di fretta, che è Monte Calvario, è il nome del mio quartiere, quindi un po' un ritorno a casa. All'interno è contenuto anche un'altra luce, che è il Signore di Sanremo. E sarà anche in versione completamente napoletana, perché noi questo pezzo l'abbiamo scritto inizialmente tutto in napoletano, quindi sì. Lo potete trovare anche in questa versione qui. Che meraviglia, invece per te Nino, appuntamento a giugno con Gigi D'Alessio, insomma ti aspetta un'estate incredibile. Troppe cose. Io penso che adesso mi piace parlare di questa cosa di Livio, che è un ragazzo che merita per il talento che ha. Nessuno fa niente perché per fare un piacere solo a uno. Livio è un ragazzo che ha tanto talento e io gli auguro tutto il bene di questo mondo, gli auguro di vincere Sanremo. Votate a Livio. Livio, ma guarda che veramente solo i grandissimi sono così generosi. Ma è vero, più in alto si arriva e più si riesce a essere umili, generosi e grandi, anche a livello umano. A proposito di situazioni particolari, non vediamo l'ora di ascoltare la giornata dei duetti venerdì con i Sottotono. Sottotono. Riuniti. Ma sei un mito? Sì. Ma io perché ho fatto tutti questi miracoli, ho dato prima da uno e ho fatto. Quest'arte è la persuasione. Non ti molla, lui non 18 ti molla. Anni che non cantate insieme. Ho fatto una proposta. Non ti molla, non ti molla. Si è messo sotto casa mia, mi sono scocciato, poi l'ho dovuto accettare per forza. No, ma poi il connubio è pazzesco, perché poi sia Nino che poi Sottotono, ricordo uno di Sottotono, Fish. Produttore, è stato anche produttore del mio disco e anche del singolo di Sanremo e comunque hanno fatto parte del mio bagaglio musicale, quindi comunque il primo R&B, la prima musica soul che veniva appunto dal movimento urbano era proprio quella dei Sottotono, mischiato alla canzone napoletana, alle melodie che comunque fanno parte della mia cultura, era proprio, quindi, l'idea migliore da portare, l'unione giusta. Ultimissima domanda riguarda Nino. Allora, c'è in gara anche Loredana Bertè, che ha speso per te delle parole meravigliose. Ha detto Nino mi ha salvato e te ne sarà sempre grata. Io non salvo nessuno, sono una persona. Se il Signore ci salva. Io penso che Loredana sia una grandissima artista ed è giusto che si è ripreso quello che è il suo posto. Veramente Loredana è una persona meravigliosa, chi non la conosce l'ha vista da fuori negli ultimi tempi quando non è stata neanche tanto bene,
io penso che Loredana sia una delle persone più belle che io abbia conosciuto. Avete una luce incredibile, non a caso c'è nel titolo della canzone. Grazie mille a Nino grazie D'Angelo e Livio Colli. Grazie a voi. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.